Riccione in compagnia di Luca Dotto. Benvenuti su Corsia 4 e benvenuto Luca. Grazie, grazie, grazie mille ragazzi. Allora, mi sembra che questo assoluto per te abbia riservato delle bellissime sorprese, oltre a una bellissima prestazione, essendo il primo italiano che è sceso sotto la soglia dei 48 nei 100 stile. Sì, sì, guarda, ho lavorato veramente bene quest'anno. L'obiettivo fin da settembre, da quando è ricominciata la stagione, comunque era quello di riuscire finalmente a migliorare quelli che erano i miei tempi, che risalevano al 2011 addirittura, l'anno di Shanghai, ed era purtroppo 5 anni che non riuscivo a migliorarmi. Quindi sono partito già dall'inizio stagione, come ho detto, bello deciso, determinato, tranquillo, con voglia, con molta voglia di lavorare, e fin da subito comunque i frutti del lavoro si sono dimostrati validi, perché fin dai primi meeting, fin dalle prime gare ho subito dimostrato, diciamo, di essere sul pezzo, su quella che era la giusta strada, e già un mese fa a Milano avevo dato buoni segnali sotto carico, e qui a Riccione sapevo di venire e potermi giocare qualcosa di buono, di molto buono, al di là della carta olimpica, ma soprattutto a livello cronometrico. Infatti così è stato, finalmente sono riuscito a nuotare un 100 metri stile libero, dove ho nuotato proprio con tranquillità, con naturalezza, ed è venuto fuori una grande prestazione. Sono veramente molto contento, ma soprattutto anche onorato di aver battuto il record di Filippo, mio amico soprattutto, ed è fantastico, perché comunque so che verrò ricordato ora comunque per sempre come il primo a essere sceso sotto i 48 secondi, che insomma non è poco, dai. Guarda, giusto su questo abbiamo incontrato Marco Orsi giù al bar, che ovviamente ti ha fatto i suoi complimenti, perché è giusto che sia così, però diciamo che è un po' arrosicato dicendo: volevo essere io il primo, ma faccio i complimenti a Luca. Quindi diciamo che comunque, al di là della goliardia, anche i complimenti da Marco non potevano mancare. Quindi Marco è molto contento per il tuo risultato. Ma parlando di questo 100 stile, diciamo che mercoledì in batterie sei andato bene, nel pomeriggio hai un attimo rallentato e il record è venuto dalla staffetta. Secondo te è un discorso di eri più rilassato, più tranquillo nella frazione staffetta, o è venuto in questo modo spontaneo? Guarda, la cosa che è successa secondo me è una cosa tra virgolette naturale, perché comunque quando si riposa, quando si scarica un po', per riuscire a trovare subito la grande prestazione devono passare secondo me dei turni, e il fatto che in Italia non si facciano semifinali ai campionati italiani può indurre a molti atleti, me compreso appunto, a fare degli errori magari nella finale, perché appunto in batteria ho nuotato veramente bene 48,3, come dicevo ai ragazzi l'ho quasi nuotato con un braccio, e il risultato del pomeriggio proprio non rispecchiava quelle che erano le mie capacità di questo momento, perché mi sentivo decisamente più forte di 48,40, non era proprio minimamente immaginabile che potessi valere soltanto questo. E infatti, nuotandolo una terza volta, capendo quelli che erano stati gli errori fatti nella finale, poi ho nuotato con molta più naturalezza, che non è nemmeno un discorso di tensione dovuto alla finale, perché comunque quest'anno sto nuotando veramente senza pressioni. Ogni gara che faccio la faccio come se fossi, diciamo, un esordiente che entra in acqua senza aspettarsi i risultati, senza aspettarsi i tempi, vuole semplicemente vedere quanto è il proprio valore assoluto in quel momento. Quindi anche nella gara della finale l'unico errore è stato voler strafare l'ultimo 50, accorciare quelle che sono le bracciate senza sentire bene l'acqua sotto, e invece ieri sera non ho fatto questo errore. Dopo la virata mi sono disteso, ho continuato con una bracciata bella lunga, bella fluida, e infatti si sono visti i risultati. Siamo partiti, abbiamo detto un Luca Dotto ritrovato. C'è stato gli ultimi 3 stagioni che hai avuto diverse difficoltà, questa stagione sembra che l'hai imbroccata benissimo fin da subito. Cos'è successo? Nel senso, quali sono un po' le sensazioni che rispetto delle stagioni precedenti quest'anno ti hanno riportato ai tuoi tempi, alle tue prestazioni e alla tua serenità soprattutto? Ma guarda, infatti dopo quello che è stato il mondiale di Shanghai ho avuto prima problemi fisici con la schiena, le Olimpiadi di Londra.
al mondiale di Barcellona ero arrivato in una buona condizione, però anche lì il collo una settimana prima mi ha condizionato parecchio. Agli europei di Berlino stavo così così. L'anno scorso ai mondiali di Kazan è successo veramente un patatrac, concedimi la parola. Nonostante la medaglia di bronzo con la staffetta, una discreta prestazione il primo giorno, poi le altre gare erano andate veramente male. E io una volta tornato dalla Russia, diciamo, ho riorganizzato le idee, ho valutato come mi ero allenato l'anno scorso, nel quale comunque non avevo mai avuto problemi fisici, e mi sono detto: Luca, così butti via comunque le tue stagioni migliori, perché questi anni non torneranno mai indietro. E quindi da settembre mi sono messo giù proprio con una voglia di determinazione diversa, e soprattutto ho cercato di non ripetere determinati errori dovuti ad ansia, stress da prestazione che accompagnavano quelle che erano le mie gare una volta nel passato. E finora appunto sta andando molto bene, perché anche nei momenti di carico, quando ho gareggiato, ho sempre dimostrato di valere già buoni tempi. Qui da scarico fino al momento sta andando molto bene, adesso questo pomeriggio avrei 50 stile, quindi testerò quella che è la mia velocità proprio in termini assoluti. Sono molto curioso, visto il passaggio molto veloce di ieri della gara, 22,7 ai piedi, e niente, però ripeto, prendo sempre le gare con questa filosofia, senza troppa tensione, nonostante si ci giochi molto, però penso che sia quella la chiave di tutto quanto. Bene, noi siamo felici di rivederti, e ti facciamo i nostri migliori auguri, grazie di essere stato con Sia4 e in bocca al lupo. Crepi, grazie mille ragazzi.